L'Italia e il Brasile sono delle superpotenze del calcio, ma dovranno dimostrare di essere all'altezza per vincere la Confederations Cup. Non so se la Spagna sia o meno la favorita, so che hanno una grande squadra, che sono i campioni del mondo e che per noi scendere in campo con loro o partecipare a partite del genere è qualcosa di cui andremo orgogliosi a lungo. No, Uruguay mi pare che sinceramente per noi, antes de, diciamo, in questo momento l'Uruguay pensa solo alla partita contro il Venezuela, perché per noi il primo obiettivo è guadagnarsi la partecipazione al Mondiale. Per quanto riguarda la Confederations Cup, essere in una competizione del genere è qualcosa di speciale, molto prestigioso, visto che non è che ci hanno invitato. Ce lo siamo guadagnato il diritto di partecipare, visto che siamo campioni del Sud America. Talvolta bisogna ricordarlo alla gente. Ora non siamo nel nostro momento migliore, ma penso che quando hai un gruppo di giocatori solido, che ha voglia di lavorare duro, che ha voglia di andare avanti in una competizione così importante, è sicuro che cercheremo di fare il massimo per portare l'Uruguay sempre più in alto nella storia del calcio. A questa Coppa io credo che va a dare il massimo e che tratteremo di dare il massimo per lasciare il nostro paese sempre nello più alto della storia del football. E io credo che per me a livello di potenziale dei giocatori, io credo. Per come la vedo io, in quanto a potenziale dei singoli giocatori, l'Uruguay è superiore a molte altre nazionali di elite in termini di valore. Non abbiamo solo giocatori famosi in tutto il mondo, ma gente che ha anche dimostrato nelle rispettive squadre di essere in grado di far bene nei momenti cruciali. Se metti insieme giocatori del genere in una partita secca, che sia di qualificazione o in una qualsiasi altra competizione, insomma, siamo messi meglio di tante altre nazionali. O di una competenza come è un mondiale, come è una coppa, la Coppa America, io credo che queda per arriba di altre tante selezioni che hai nel mondo. E va a essere un gruppo molto difficile, perché sarà sicuramente un gruppo molto difficile, visto che abbiamo di fronte campioni di Africa e d'Europa. Insomma, sono tutti campioni. Certo che per noi affrontare avversari del genere darà alle partite quel pizzico di pepe in più, un ulteriore incentivo a giocare bene. Sarà difficile, come sono tutti questi incontri a livello mondiale con le nazionali, però la speranza da parte nostra di far bene, la nostra fiducia nei nostri mezzi è davvero molto alta. A livello mondiale e a livello di selezione, però bueno, le speranze sono molto linde e molto grandi. Non so se mirarlo in questa maniera, io credo che sì. Napoli è un limite per me, non sono d'accordo. Il Napoli mi ha aiutato a crescere molto. Tutti hanno visto come da quando sono arrivato qui, sono cresciuto, passo dopo passo. Non vedo il Napoli come un limite alla mia crescita personale. Voglio ancora migliorare, voglio continuare a dare il massimo ogni minuto in campo per la mia squadra. Se succederà a Napoli o altrove, beh, questo non lo so, ma non lo sa nessuno. Quello che so è che Napoli mi ha dato tanto e gliene sarò sempre grato. Per ora però penso solo alla nazionale e continuo a considerarmi un giocatore del Napoli, perché ufficialmente ancora niente è successo. Perché ufficialmente acá no hay nada y no se sabe nada. Non so se è un football per me, però. Non so se il calcio spagnolo potrebbe essere adatto a me. Che il calcio spagnolo è bello lo sappiamo tutti. È un calcio che dà più libertà di movimento, ma non so davvero cosa succederà. Non so lo che potrebbe passare. Serenamente, tranquillo, perché de lo che va de mi carrera mi ha toccato muchas veces. Come reagisco a tutte queste voci? Rimango tranquillo. Nella mia carriera mi è già successo tante volte di vivere situazioni del genere. Gente diceva che avevo firmato per un'altra squadra quando non era vero. Si è parlato di tanti soldi, di pochi, di vendite, di prestiti. Sono abituato a queste voci. So che si parla di cifre da capogiro, ma a dirti la verità penso solo all'oggi, a quello che mi sta succedendo in questo momento. La vita non è solo calcio. Ci sono altre cose nella vita sulle quali concentrarsi, delle quali bisogna avere i piedi ben piantati per terra. Sono felice e tranquillo. Di queste cose poi parleremo al momento giusto, sicuramente non ora. Diciamo, sin sacar los pies sobre la tierra, como siempre he dicho. Estoy tranquilo y bueno, cuando llegue el momento se verá y se hablará de acuerdo a lo que pueda pasar.